Una stima delle risorse economiche necessarie per la realizzazione degli interventi previsti dal programma straordinario per la ricostruzione di Montereale ammonta ad oltre 62 milioni di euro, di cui oltre 28 milioni relativi ad interventi di particolare criticità ed urgenti. E quanto emerso dalla presentazione del programma straordinario per la ricostruzione di Montereale nel corso di un incontro che si è tenuto in municipio? Sono intervenuti oltre al presidente Marco Marsilio, il senatore Guido Quintino Liris, il sindaco del comune dell'Aquila Pierluigi Biondi e il direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione Abruzzo 2016 Vincenzo Rivera, oltre al sindaco di Montereale Massimiliano Giorgi. Il piano, ha spiegato Marsilio, sarà presto firmato dal commissario Guido Castelli e prevede un primo finanziamento pari a circa 20 milioni di euro. Si tratta di opere importanti che comprendono anche interventi sul dissesto idrogeologico, realizzazione di nuove strade, varianti, rifugi, molto lavoro sulla rete dei sottoservizi, una ricostruzione ampia nel territorio colpito dal sisma che va oltre la ristrutturazione dei singoli edifici lesionati, ma interviene sul tessuto economico e sociale del territorio. Valorizzare un comparto agricolo sempre più importante e strategico per il territorio in un'ottica di tutela dell'ambiente e della biodiversità passa alla fase operativa impegni per l'apicoltura. Il bando da 1 milione di euro previsto dal complemento di programmazione Abruzzo per lo sviluppo rurale 2023-2027, rivolto ad apicoltori singoli o associati e a enti pubblici gestori di aziende agricole abruzzesi che esercitino attività di apicoltura e che abbiano, nelle zone indicate dal bando, almeno 50 alveari. Elemento essenziale dell'intervento è che le arnie siano collocate in aree dall'elevato valore naturalistico e che al loro interno l'azione di impollinazione sia ritenuta fondamentale per la salvaguardia degli ecosistemi. A tal proposito è stato presentato, nell'ambito di un importante tavolo tecnico alla presenza di operatori e associazioni di categoria, l'accordo operativo tra Regione, Dipartimento Agricoltura e Università degli Studi dell'Aquila, Facoltà di Scienze Ambientali. Durante l'incontro sono emersi elementi utili a perfezionare l'intervento ed è stata illustrata la relazione predisposta dall'Università proprio con i riferimenti alla carta delle aree ammissibili dove poter trasferire gli alveari, con specifiche indicazioni riguardo agli habitat, alle specie botaniche e ai relativi periodi di fioritura. La giunta regionale, presieduta dal presidente Marco Marsilio, ha adottato misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni di montagna in base alla legge regionale 21 dicembre 2021 numero 32. La regione, infatti, al fine di contrastare il declino demografico in atto nelle zone montane più marginali, promuove iniziative volte a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei piccoli comuni di montagna, favorendo la natalità e incentivando l'insediamento di nuovi residenti che intendono trasferire la propria residenza in questi comuni. Approvato quindi per l'anno 2023 l'elenco dei comuni montani sulla base dei dati Istat aggiornati, che presentano le seguenti caratteristiche: popolazione inferiore a 3.000 abitanti e con un calo demografico superiore a quello della media regionale nell'arco degli ultimi 5 anni, popolazione inferiore a 200 abitanti. La regione sostiene con forza la lotta per escludere i trabocchi dalla direttiva Bolkestein, poiché non possono essere considerati alla stregua di una struttura ricettiva qualsiasi. Lo ha dichiarato il presidente della regione Marco Marsilio intervenendo ad un convegno organizzato a Roma presso la sala della Camera dei Deputati. I caratteristici trabocchi, per i quali è stata proposta anche la candidatura a patrimonio dell'UNESCO, rappresentano infatti una eccezionalità, ha proseguito il presidente. Si tratta di strutture uniche del panorama culturale della nostra regione, ha detto Marsilio, della nostra Italia e della costa adriatica. La storia dei trabocchi è arrivata fino a noi grazie all'impegno di famiglie che per generazioni hanno saputo tramandare l'arte e la cultura necessarie a preservare queste antiche e delicate strutture. Siamo impegnati, ha concluso Marsilio, per ottenere questo riconoscimento da parte del Governo e della Commissione europea per fare in modo che i trabocchi vengano tutelati nella loro specificità. Anche per l'Abruzzo sarà possibile presentare una proposta progettuale che sia in grado di valorizzare il territorio in relazione all'iniziativa Il Turismo delle Radici. E quanto prevede l'iniziativa Bando delle Idee, Turismo delle Radici, promosso dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero della Cultura.
È un progetto importante e ambizioso sul quale la Regione Abruzzo ha dato la piena disponibilità e collaborazione al Governo nell'ambito della programmazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha sottolineato l'assessore al turismo Daniele Damario. Da diversi mesi siamo impegnati come assessorato sul tema del turismo delle radici e abbiamo avviato una stretta collaborazione con Maximiliano Manzo, indicato dal Ministero degli Affari Esteri quale coordinatore della Regione Abruzzo. Questa è una regione che sul tema può esprimere eccellenze e progetti innovativi, grazie soprattutto ai solidi e duraturi rapporti con le associazioni degli abruzzesi nel mondo.